Questo canale è sponsorizzato da Star Select. Acquista giochi digitali Nintendo con il codice sconto Saidonia. Trovi il link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia e benvenuti in un nuovo video recensione del manga Pokémon, La Grande Avventura. Dopo esserci persi, purtroppo, l'occasione per poter parlare dei 4 volumi dedicati a Pokémon Rosso Fuoco, Verde Foglia e Smeraldo, torniamo in prossimità del Lucca Comics con una nuova video recensione dedicata alla serie cartacea di Pokémon. Questa volta, grazie a una collaborazione con l'editore J-Pop, metteremo sotto la nostra lente d'ingrandimento la serie dedicata alla quarta generazione, ovviamente Diamante e Perla. Vedetela come un'anticipazione del Sinnoh Confirmed, che noi facciamo già adesso mettendo le mani avanti, perché tra qualche mese, credo, l'internet ne sarà pieno. E non so niente davvero, però immagino che sia così. Se foste entrati in contatto per la prima volta con il manga Pokémon tramite questo video, lasciate che vi riassuma più o meno come stanno le cose. Pokémon La Grande Avventura, in giapponese conosciuto come Pokémon Special, è la trasposizione fumettistica di Pokémon curata da Hidenori Kusaka, sceneggiatore, e Satoshi Yamamoto, illustratore. Ogni serie di Pokémon La Grande Avventura ovviamente copre l'arco narrativo di una determinata generazione, parlando dei suoi allenatori protagonisti, dei villain, dei capopalestra, e così via dicendo. In molti la definiscono una serie basata sui videogiochi, dato che i parallelismi tra queste opere e quelle di casa Game Freak sono uno dei punti di forza del manga. Come mi piace spesso ripetere, in realtà i manga sono basati sull'essenza più pura dell'idea di Pokémon. Satoshi Tajiri più volte ha dichiarato che il manga Pokémon è ciò che più si avvicina a quella che era la sua idea originaria di Pokémon stessa. Il manga infatti si discosta per tanti versi dalle opere di Game Freak. Le sue lotte sono paragonabili a quelle di uno shonen giapponese qualsiasi, le mosse Pokémon sono rese in maniera molto più complessa, è generalmente più violento, e c'è un fracco di fanservice, ma proprio un fracco. La prima cosa che fanno solitamente Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto al passaggio di un personaggio dal gioco al manga è aumentare le dimensioni del disegno. Arrivando all'argomento odierno, parliamo di Pokémon Diamante e Perla. Come sono stati trasposti su carta gli eventi su Sinnoh e i figli di Dio? Comincio parlandovi dei due suoi protagonisti. Il duo chiave di questi capitoli è composto da Diamante, con le fattezze del nostro avatar maschile dei giochi, e Perla, che invece è stato disegnato sulla base di Barry, uno dei nostri rivali. I due, pur possedendo dei Pokémon, non sono degli allenatori professionisti. Al contrario, il loro sogno è quello di diventare dei cabarettisti, dopo essere stati ispirati da piccoli da uno show comico tenuto da un duo proveniente da Johto. Nelle prime tavole del manga vediamo infatti i due impegnati in un contest, il Grand Prix comico tenuto da Jubilo TV, nel quale sono in palio per il comico più divertente ben 1 milione di poche dollari. Senza mezzi termini, Diamante e Perla sono dei comici terribili che fanno battute pessime e che rovinano il loro show sul nascere, dato che Lux, il Munchlax di Diamante, si mangia tutte quante le provviste del catering previste dallo staff di Jubilo TV per tutti gli artisti presenti in gara. Praticamente loro due sono anche la trasposizione mia e di Chiara nel manga, dove io faccio le battute di merda e Chiara ordina da McDonald's. Ciononostante, un po' come nel Joker di Todd Phillips, i due vengono comunque premiati dai giudici di Jubilo TV. La loro performance, per quanto ridicola, merita comunque di essere premiata, se non altro per quanto siano riusciti i due a imbarazzare il pubblico presente in sala. Giudice di Jubilo TV, lei è orribile. Non farò spoiler, ma stavo indicando un gesto. In tutto questo, il terzo protagonista della serie, del quale non rivelerò il nome perché è parte fondamentale della trama, è una ragazza che è stata disegnata sulle fattezze di Lucinda. Appartenente all'antica famiglia nobile dei Berlitz, la giovane si sta preparando a partire per un lungo viaggio, che è tradizione della casata. I giovani Berlitz, infatti, per dimostrare di essere meritevoli di far parte di questa famiglia, devono recarsi sulla vetta del Monte Corona e lì recuperare una pietra dalla quale dovranno intagliare un gioiello da indossare poi per il resto della vita. L'apprensivo padre della ragazza, nonché assistente del professor Rowan, è un po' preoccupato per la figlia, dato che è troppo giovane per intraprendere un viaggio così rischioso per tutta la regione di Sinnoh, e quindi, forte delle sue facoltà economiche, assume due guardie del corpo che dovranno accompagnare la piccola per tutta la sua avventura. Ecco che le basi di un gigantesco equivoco sono ormai state piazzate. Diamante e Perla, convinti di aver perso miseramente il
il contest sono usciti da Jubilo TV, ma vengono subito recuperati da uno dei giudici che vuole appunto premiarli per quanto siano terribili. I tre corrono quindi verso gli studi per ritirare il premio di consolazione e nel processo si scontrano contro Rowan e il suo assistente, nonché padre della ragazza nobile. Qui due missive si scambiano pericolosamente. Il padre della ragazza infatti aveva in mano una lettera di assunzione delle due guardie del corpo, che avrebbe anche indicato a queste dove trovare la cliente. Questa lettera, durante lo scontro, finisce in mano a Diamante e Perla. Al contrario, la busta in mano al giudice, quella del premio di consolazione dei due comici, viene raccolta dall'assistente di Rowan e verrà quindi poi consegnata alle due effettive guardie del corpo. Una volta premiati, quindi, Diamante e Perla si renderanno conto, con un certo grado di stupore, di aver vinto un viaggio verso il Monte Corona, il cui montepremi è 10 milioni di poche dollari. Parallelamente, le due reali guardie del corpo hanno ricevuto quello che per loro è il luogo dell'appuntamento con la cliente, la pista ciclabile, nella quale hanno anche vinto un giro gratis di 2 ore. Bellissimo. Come potrete immaginare, quindi, l'equivoco sta nel fatto che la Lady Nobile è convinta che le sue guardie del corpo siano Diamante e Perla. E allo stesso tempo Diamante e Perla sono convinti di essere stati inseriti in una candid camera per artisti scadenti, dato che il premio sulla busta, i 10 milioni di poche dollari, è 10 volte più grande di quello del primo classificato al contest di Jubilo TV. Inoltre, ritengono che la ragazza sia una complice di questo scherzo, nonché una guida turistica per il loro viaggio gratuito. È proprio l'equivoco che funge da struttura, da scheletro principale per la prima parte di trama di Diamante e Perla. In questa prima metà, infatti, si approfondisce il rapporto d'amicizia dei tre ragazzi, che nasce non senza difficoltà. Diamante e Perla sono due ragazzi piuttosto semplici. Diamante è un po' tonto e mangia un sacco, ed è un ragazzo che dice tutto quello che pensa senza filtri. Perla, invece, è il più acuto, è la mente del duo, ed ha un talento innato con i Pokémon, riuscendo a prevedere le mosse che verranno utilizzati dai mostriciattoli tascabili prima che avvengano, solamente osservando i loro movimenti. Perorano epitafo. Però non hai capelli lunghi, quindi fa meno effetto. No, però scusami, ma quindi Diamante sono io? Perché Diamante... È stupido, mangia un sacco. Stupida? Sì. Mi stai dando della stupida? Senza problemi, sono io la mente del... Stiamo messi bene. La Lady, invece, del mondo reale non conosce nulla perché lo ha solo studiato bene sui libri. E la sua vita agiata le ha insegnato che le altre persone devono essere trattate dall'alto verso il basso. Per la Milady, i due ragazzi non sono che dei dipendenti che devono essere trattati a debita distanza. Tant'è vero che lei non si presenta neanche ai due, non rivela il suo nome. Ed ecco perché non lo faccio neanche io. Questo primo arco narrativo, dunque, nasconde, neanche tanto velatamente, una critica ai ceti sociali. L'amicizia tra i tre è compromessa almeno in una fase iniziale, soprattutto per la levatura diversa di questi ragazzi. Diamante e Perla non sono facoltosi, non sono abbienti, sono ragazzi qualunque. La Lady, invece, forte della sua ricchezza, ha anche questo difetto di trattare gli altri come se fossero oggetti. Il senso del viaggio, dunque, in questo caso, e a differenza delle precedenti iterazioni del manga, è quello della nascita di un'amicizia tra tre persone che sono partite da premesse e presupposti diametralmente opposti. Da questo punto di vista, quindi, Diamante e Perla prende le distanze dagli scheletri narrativi che abbiamo visto in precedenti serie. Siamo soliti vedere gli sviluppi dei personaggi protagonisti presi singolarmente. Rosso diventa più forte di quando ha iniziato il viaggio da solo, individualmente. Rubino supera la paura del proprio padre separato da Zaffiro e così via dicendo. Qui invece i tre personaggi si sviluppano insieme, contemporaneamente. Ciò che vediamo crescere dunque è il loro rapporto d'amicizia che sfocia addirittura in un rapporto di interdipendenza reciproca. Diamante, Perla e la Milady hanno qualità diverse fra loro e si aiutano vicendevolmente per compensare i difetti degli altri. In alcune parti del manga, ragazzi, non sto scherzando, i tre sembrano una persona sola. Tanto per farvi capire la situazione, ogni protagonista di Pokémon La Grande Avventura ha una squadra che si forma progressivamente durante la storia. Diamante, Perla e la Milady, invece, si prestano i Pokémon a vicenda e per la maggior parte della trama hanno due Pokémon a testa, e peraltro molti dei loro Pokémon si evolvono contemporaneamente, nello stesso momento. Avrete capito dove voglio andare a parare. Nei vecchi manga, una persona, 6 Pokémon. Qui, 3 persone, 2 Pokémon a testa, 3 persone, una squadra. Questo forte legame è evidenziato magistralmente con una contrapposizione che viene presentata con i cattivi della storia. Per un motivo che non sto a spiegarvi per non rovinarvi nulla, le reclute del Team Galassia non possiedono una volontà propria.
propria e si muovono tutti insieme all'unisono come se fossero controllati da un'unica grande mente alveare. Questa grande mente malvagia prima o poi si dovrà scontrare con quella metaforicamente formata dai tre personaggi protagonisti. Diamante dona alla squadra la forza delle sue emozioni, Perla la sua volontà indissolubile di superare ogni ostacolo e la Milady la sua profonda conoscenza del mondo. Proprio le stesse qualità di Mesprit Azelfeuxi, ma che caso! L'altro filo conduttore della prima parte del manga è chiaramente l'equivoco che ha messo insieme questi protagonisti. Come potrete immaginare, la situazione ambigua tra Diamante, Perla e la Milady non potrà andare avanti per sempre e i tre bambini prima o poi dovranno affrontare il fatto che la loro amicizia è nata da un equivoco che troppo spesso è al confine pericoloso con la menzogna. Ancora una volta, insomma, Pokémon la grande avventura utilizza i Pokémon per parlare di temi che non c'entrano nulla con i videogiochi. In Rubino e Zaffiro abbiamo visto l'amore sbocciare tra due personaggi, qui invece vediamo un rapporto d'amicizia che è nato con grandi difficoltà e quindi di conseguenza si parla di quelli che possono essere gli ostacoli ad un sano rapporto di amicizia. Chiaramente non vi svelerò come, quando e perché questo rapporto si evolverà, ma sappiate che è arrivato al secondo volume, o meglio alla fine del secondo volume, ho pianto come una bambina. O un bambino, perché piangono tutti. Quando l'avrete letto, tornate da me e ditemi se non ho avuto ragione. Come avrete intuito, i primi due volumi di Diamante e Perla parlano di questi tre personaggi. I tre personaggi imparano a conoscersi e nel mentre viaggiano fra le città di Sinnoh, ora impegnati nelle lotte Pokémon, ora disturbati da un Team Galassia che, come immaginerete, ancora una volta è capitanato da Cyrus, che ripropone lo stesso piano visto anche nei videogiochi. In questo primo arco narrativo possiamo vedere come si sono evolute le lotte Pokémon nel fumetto. Gli scontri rispetto alla terza generazione tornano a essere il metronomo che scandisce il ritmo della narrativa, in un esoscheletro di racconto che somiglia molto a Stardust Crusader di JoJo, dove i personaggi protagonisti dal punto A devono recarsi al punto B e nel mentre vengono disturbati da tanti nemici, che in questo caso sono Pokémon selvatici, capi palestra o villain. Rispetto al passato, però, la declinazione delle lotte è stata ulteriormente variata. Se in Rubino e Zaffiro abbiamo avuto abilità come quella di Nosepass, magnetismo, che influenzavano il combattimento come se fosse una sorta di potere, qui il focus sono le mosse dei Pokémon e come queste possono interagire fra loro. Ha assolutamente senso. Diamante e Perla sono i giochi nei quali è stata introdotta per la prima volta e sia fatta santa la distinzione tra attacchi speciali e attacchi fisici. E i mangaka hanno voluto mantenere questo parallelismo mettendo al centro dell'attenzione le mosse anche nel fumetto. Attenzione però, questo non significa che si parli solamente di attacchi, perché l'elemento strategico Magic Shonen è ancora pienamente presente nei combattimenti di Pokémon La Grande Avventura. Alcuni combattimenti, a dire il vero, sono più cervellotici che mai. Abbiamo per esempio un Sableye che attacca con furtivombra attraverso la proiezione della propria ombra e viene utilizzato in combo con un Tangrowth che allunga le sue liane in modo tale che queste proiettino ombra verso il terreno e estendano la gittata degli attacchi dello spettro. Roserade crea buchi con i suoi laccio erboso nella terra per poter attaccare a distanza e farli emergere vicino al nemico. Torterra utilizza il peso di altri Pokémon aggrappati al suo albero per fare più male con Mazzolegno. Le mosse Pokémon, insomma, sono state utilizzate come ponte di collegamento tra il manga e i giochi ufficiali. Ed è un piacere vedere di volta in volta cosa si siano inventati per mantenere il cuore della mossa così come lo abbiamo visto nei giochi, ma allo stesso tempo adattarlo in chiave strategic shonen dentro il manga. Per gli amanti del competitivo abbiamo anche la distorto zona usata in questo modo, quindi Pardini caccia i soldi. Compra di sto manga. Rimangono in ogni caso i Pokémon che hanno poteri innati, ovvero che derivano dalla loro descrizione del Pokédex piuttosto che da una loro mossa. Mismagius, ad esempio, ha la capacità di creare illusioni che farebbero invidia al peggiore degli Itachi Uchiha. E gli Yamega in Sciame possono sbattere le ali creando un'onda sonora che spappola dall'interno gli organi dei nemici. Letteralmente, cioè, la violenza è rimasta uguale uguale. C'è pure uno Zubat che taglia le gole alle persone. Non sto scherzando, non lo sapevi neanche tu. Si vendica per tutti gli Zubat uccisi nelle caverne, nei giochi. Esatto, no, è proprio, è bastardissimo. È indicatore mascherato. Non vi faccio vedere dove viene utilizzato, ma compratevi il manga e vedrete lo Zubat tagliagole al cinema.
I disegni di Yamamoto, non troppo complessi quando si tratta di allenatori e città, a volte addirittura mancano anche gli sfondi, brillano invece se si tratta di lotte di Pokémon. Anche nelle parti più confusionarie si riesce sempre a capire cosa stia succedendo, quale Pokémon stia attaccando e quale stia incassando il colpo. E la cosa è fondamentale dato che è solo in questo modo che il lettore riesce a essere ricompensato quando scopre la strategia astrusa che c'è dietro il combattimento di questo o l'altro personaggio. Se sono generalmente soddisfatto di come siano state coreografate le lotte, soprattutto vedendo ancora una volta con piacere che i cattivi utilizzano i propri Pokémon per danneggiare direttamente gli allenatori, cosa che aumenta notevolmente il realismo dell'opera, non posso dire che tutti quanti i combattimenti della serie siano curati allo stesso modo. Alcuni sono ben ragionati, scritti e coreografati, altri invece sono sbrigativi, e la strategia finale con la quale si porta a casa la vittoria non è sempre credibilissima, il che peraltro è un po' un elemento che abbiamo trovato in tutte le serie della grande avventura, quindi è un difetto che permane anche in questa generazione. Nel finale addirittura alcuni combattimenti chiave non compaiono nelle tavole, si vedono direttamente i protagonisti che hanno sconfitto Tizio Caio. Se non altro è stato fatto per dare risalto ad altri elementi dell'epilogo e ne parleremo tra un po'. Il ritmo dei primi due volumi dunque è di azioni cicliche che si ripetono e che nel ripetersi abbattono progressivamente i muri che tenevano distanti i personaggi Diamante, Perla e la Milady. Qualcosa però, che non vi rivelo, spezzerà bruscamente questa routine, questa ciclicità. Questo è forse l'elemento che ho apprezzato più di tutti in questo manga. I mangaka hanno dato al lettore l'impressione di poter capire che cosa succederà in futuro. Lo hanno fatto abituare a dei cliché, a una routine proprio di sceneggiatura, che ormai si dà per scontato dare il ritmo al manga dall'inizio alla fine. E invece ecco che quell'evento stravolge la trama, che nella seconda parte si prende molto più sul serio. E per farvi capire quanto sul serio, il mio giudizio sulla serietà del manga è Cyrus che piange sangue dagli occhi. Abbastanza serio? I personaggi, dall'essere semplicemente preoccupati di come si batte quel capopalestra o quali siano le battute da scrivere per realizzare in futuro uno show comico degno di nota, devono ora fronteggiare mostri ben peggiori. La paura del fallimento, di non poter proteggere i propri affetti, il disagio di essere incompresi, il terrore per le frasi non dette e, in ultimo, purtroppo anche la paura della morte. Non scenderò nel dettaglio ovviamente per non rovinarvi la lettura, ma mettiamola così. Se i primi due volumi di Diamante e Perla parlano di come nasce un rapporto d'amicizia, gli altri due volumi parlano di come questo si evolve. E per evolversi questo rapporto non deve avanzare dall'insieme delle tre persone, ma sarà ognuno dei personaggi individualmente a dover progredire per lavorare sui propri difetti e fronteggiare i problemi che il viaggio di Sinnoh gli pone continuamente contro. Questa struttura è sia il principale pregio che difetto dell'opera. La prima parte, strumentale ovviamente alla seconda, è molto più lenta delle prime parti della grande avventura delle precedenti generazioni, con eventi talvolta poco importanti che accadono all'unico scopo di rafforzare il legame tra i tre. Spesso in questo frangente la narrativa è interrotta da intermezzi comici nei quali Diamante e Perla si allenano sugli sketch comici che dovranno realizzare in futuro. E se alcuni di questi risultano divertenti, altri rendono malamente perché sono stati disegnati partendo da giochi linguistici che hanno senso solo in giapponese. Conclusasi questa prima parte, però, che mi piace vedere come un'enorme introduzione, comincia la vera storia e il lettore viene ricompensato per la sua pazienza perché verrà smitragliato da pagine cariche di emotività, combattimenti più duri, eventi di maggiore importanza, tutti elementi che avranno più senso proprio perché paragonati alla prima parte del manga, l'introduzione. Si perdono totalmente gli intermezzi comici e la trama comincia a prendersi davvero sul serio. Sì, perché sul serio fa anche Cyrus, che come nei giochi vuole resettare l'universo, annullare le coscienze degli esseri umani in quanto esseri imperfetti continuamente in conflitto. Ce la faccio, ragazzi, sì, è stupido il piano proprio come ve lo ricordate nei giochi. L'eredità di Game Freak per il manga è quella di donare piani di merda. I mangaka ce li vedo ogni volta. Vediamo il piano di merda stavolta. Che dobbiamo scrivere? Cosa fa questo villain? Ah, un'ennesima stronzata. Al lavoro. Pff, secondo me l'hanno fatto XY.
Come vi ho accennato prima, l'epilogo è davvero sui generis, perché nelle vecchie iterazioni della grande avventura siamo stati abituati a finali come sequele di combattimenti uno dietro l'altro, non diversamente da tanti altri shonen. Questa volta invece non è così. Non credo di farvi uno spoiler dicendo che nell'epilogo di Diamante e Perla ovviamente vedremo di Alga, figlio di Dio e signore del tempo, e Palkia, altrettanto figlio di Dio e signore dello spazio. I due leggendari controllano questi elementi e nel videogioco non c'è stato modo di far trasparire questa cosa, dato che insomma sì, ok, i leggendari hanno Fragor Tempo e Fendi Spazio, ma sono semplicemente due attacchi che hanno base power alto e finisce lì. In questo manga invece possiamo percepire enormemente cosa significhi trovarsi al cospetto di due leggendari che fuori controllo stanno agendo sul tempo e sullo spazio e li stanno deteriorando. Lo spazio si distorce, i disegni non hanno più forme definite, il tempo diviene un concetto labile e dunque al posto dei combattimenti classici abbiamo momenti di panico nei quali personaggi si teletrasportano da una parte all'altra della mappa di Sinnoh, dato che i confini tra percorsi e città non esistono più. Le tavole si ripetono, letteralmente, ci sono momenti che entrano in loop che il lettore legge più volte, perché ormai non c'è più una timeline definita. Credetemi ragazzi, l'epilogo di questo manga sembra essere uscito fuori da Steins Gate, ed è un piacere per me vedere come il brand di Pokémon, come ho sempre sostenuto, ben si sposa con concetti narrativi di questo tipo. Vedete perché credo che La Grande Avventura non sia semplicemente un manga ispirato ai giochi? Questi escamotage narrativi ci dimostrano che La Grande Avventura è un modo alternativo di godere di Pokémon, arrivando ad essere quasi complementare all'esperienza videoludica su console. In una storia a fumetti possiamo percepire cose come la distorsione dello spazio e del tempo in maniera molto più efficace rispetto ad un videogioco, nel quale si è per forza confinati entro i limiti di ciò che il gameplay rende possibile e sensato. A proposito di battute finali, non voglio spoilerarvi nulla, ma sappiate che l'epilogo di Diamante e Perla non è esattamente un epilogo. Come potrete immaginare, ci sarà un capitolo successivo, Platino, che dovrà uscire nei prossimi mesi. Qui probabilmente andremo a esplorare Giratina e i segreti del mondo distorto. Dopodiché ci sarà Argold e Soul Silver su Arceus e lì trenino delle teorie, portami up we go. In definitiva, ecco cosa penso di Pokémon Diamante e Perla. La storia, divisa su 4 volumi, quindi uno in più rispetto alle prime generazioni di Pokémon, si mantiene innanzitutto fedele a ciò che ha reso famoso questo manga. Abbiamo combattimenti strategici, alte citazioni ai giochi che hanno ispirato questi fumetti, e una narrativa che, al prezzo di una lunga introduzione, si schiude nella sua seconda metà. Ed è in questa parte che ha l'ambizione di toccare l'anima del lettore e parlargli di qualcosa che va ben oltre, i semplici Pokémon. Si tratta anche di un manga protagonisticentrico, ovvero che sacrifica in un certo qual modo lo spessore di molti dei suoi personaggi secondari per concentrarsi su Diamante, Perla e la Milady, perché è tramite questi tre individui che vuole raccontare se stesso e, come detto prima, i temi più profondi che sono stati partoriti dalla penna di Kusaka. Sebbene orientato fortemente verso un pubblico di appassionati Pokémon che potranno al meglio comprendere come le mosse dai giochi sono state trasposte dentro le lotte del fumetto, questa trama, attraverso Diamante, Perla e Milady, sarà in grado di raccontarvi di come nasce un'amicizia e come questa vada al di là dei costrutti sociali che spesso purtroppo tendono a tenerci distanti. Praticamente parla del Lady Field di Diamante, Perla e Milady. Senza alcuna recalcitranza, peraltro. Signori, abbiamo concluso e vi ricordo che Pokémon La Grande Avventura, Diamante e Perla, sarà acquistabile a Lucca Comics presso lo stand di J-Pop, che si trova nell'area Kids. Qui in sovrimpressione vedete la mappa dello stand e sappiate che venerdì, sabato e domenica del Lucca Comics, dalle 11 alle 13, saremo presenti nello stand dell'editore e avrete la possibilità di fare 4 chiacchiere con noi e, se vorrete comprare il manga, anche farvelo autografare. Magari vi piace una firma del Saidonia e della Chiara sul fumetto, fatevela. E voi che ne pensate? Vi ha intrigato questa storia? Avrete intenzione di leggerla? Fatemelo sapere nello spazio commenti di YouTube sulla discussione ufficiale di Pokémon Millennium. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like che proietta un'ombra sul terreno attraverso la quale Seblai può rompere la fotocamera. Ma non lo faremo vedere perché altrimenti niente più video. Io vi ricordo che in descrizione, oltre a Star Select, avete TT, il nostro sponsor di fiducia che vende magliette a tema anime, serie TV e videogiochi. E oggi, col codice sconto Giovannone, vi prendete a 11 euro una maglietta dedicata ad uno dei tre starter di Hoenn. E vi dirò di più! Torchic, Trico e Mudkip saranno disponibili a partire da oggi fino ai primi giorni di novembre, quindi controllate costantemente TT per vedere quando esce il vostro starter preferito, che ovviamente è Blaziken.
Noi in questo momento siamo in viaggio per Lucca, quindi non ci saranno live questa settimana, ma potrete venire a trovarci in fiera per sapere quando date un'occhiata alla pagina Facebook di Saidonia. Lì troverete il programma completo, che comprende anche appuntamenti Nintendo e una nostra conferenza su Pokémon Spada e Scudo. Peraltro vi comunico che se dovessero uscire trailer su Pokémon Spada e Scudo, in questi giorni non ci saranno video analisi. Il perché è che... Se non è chiaro è tutto, e ci vediamo giovedì con l'antico Chateau. Ciao ragazzi!